Abbiamo con noi il dottor Enzo Sanfilippo, sociologo del Dipartimento di Salute Mentale. Dottore, che cosa si interessa qui alla Vignicella? Ma qui ci troviamo in una, proprio nella Vignicella dove i padri gesuiti coltivavano questa vigna. Da alcuni anni in questo posto è stato realizzato un vivaio di piante grasse. A condurre questa attività sono degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, quindi persone con disagio psichico, socie della cooperativa sociale Solidarietà che si occupa appunto di inserimento lavorativo. Il progetto ha come partner anche la Caritas Diocesana, che quest'anno ha dedicato uno dei progetti del fondo 8 per 1000 a questo progetto di riabilitazione psichiatrica. Di preciso, di cosa si interessano qui? Cosa fanno materialmente gli utenti? Qui lavorano 12 persone, utenti del dipartimento, svolgono dei tirocini e delle attività lavorative e quindi attraverso il lavoro queste persone rientrano in contatto con la comunità locale, sperimentano e si professionalizzano in un lavoro. Loro, diciamo, vengono qui solo per lavorare o abitano tutti in una comunità? Come funziona? No, la provenienza è diversa. Alcune persone, ma solo un paio di queste 12, sono qui ospite di una comunità terapeutica temporaneamente. Altre vivono con i loro familiari e quindi vengono qui nelle ore previste da queste forme di borsa lavoro. Va bene, grazie per averci fatto conoscere questa realtà. Il suo impegno in questo vivaio, in questo progetto? Qui facciamo svariate attività, dalla produzione delle piante alla vendita, partecipiamo a dei mercatini cittadini, partecipiamo a vari stand di fiere, attività, diciamo, eventi particolari della città e in più organizziamo proprio qui delle situazioni conviviali come la realizzazione di feste, abbiamo ospitato sfilate di moda, insomma tutta una serie di attività che concorrono proprio a rendere viva e ancora, diciamo, palpitante questa nostra realtà, con l'intento sempre e comunque di aprirci alla città e di creare un momento di, diciamo, di incontro e di confronto tra tutte le persone che intanto amano il verde e amano stare all'aria aperta e che poi, diciamo, così manifestano il loro impegno nei confronti della diversità, sia della biodiversità, perché, diciamo, noi trattiamo di piante grasse, quindi che sono piante un po' strane, non piante, diciamo, ornamentali, ma sono piante più, come dire, più intriganti, più curiose, sia rispetto alla diversità di noi esseri umani, diciamo, ecco, ci occupiamo un po' di accogliere, ci incuriosisce la diversità in tutti i suoi aspetti.